Buongiorno amici. Buongiorno. Bentornati sul canale, io sono Filippo. Io sono Sara. Non l'abbiamo detto prima, però in realtà fa freddo. Buongiorno amici. Buongiorno. Bentornati sul canale, io sono Filippo. Io sono Serena. Serena. E come avrete visto dal titolo, quest'oggi facciamo un lavoro, un bel fai da te. Infatti sì. L'obiettivo è montare il laminato a Stefano e Veronica, che sul van avevano prima un linoleum che si sollevava, si infilava l'acqua sotto e... Casino. Ed era poco duraturo, soprattutto perché dopo 6 mesi di viaggio era già tutto massacrato, essendo che hanno in previsione di fare viaggi ben più lunghi. È giusto che abbiano un pavimento un po' più resistente. Esatto, gli è piaciuto il laminato che abbiamo messo noi e ci siamo detti perché fare il lavoro in un capannone o sotto casa? Sarebbe troppo banale. Siamo venuti in un bel posto. Esatto, così almeno lavoriamo con una vista come si deve, con le nuvole che danzano sotto di noi. Infatti anche oggi abbiamo le nuvole sopra, le nuvole sotto. Non c'è il sole, però... Fa freddo, sì, fresco. Avete visto l'alba di stamattina, è stata una bomba perché per tipo mezz'ora il sole è passato fra le nuvole basse che c'erano e le nuvole alte, e quindi è stato molto bello. Adesso vedremo il tramonto, comunque qui il clima varia molto velocemente. Varia abbastanza, sì. Come avrete visto nel precedente video, o magari faceva parte di questo, però non lo so, al massimo Serena la taglierà questa parte, e volevamo arrivare in cima al colle, però la strada in realtà era piena di neve e chiusa. Quindi siamo qua, alla Seggiovia, dove abbiamo fatto il camper tour di Dani. Che è comunque un bel posto. È bellissimo, sì. Siamo appunto a 1800 metri, c'è il fiume là, la neve, i pini e ci piace. Stefano e Veronica sono là dietro, adesso stanno spostando il van perché lì davanti è un po' in pendenza, essendo che dobbiamo mettere il tavolino, tagliare il laminato, fare e dire, si mettono un po' più in là in piano, così adesso tiriamo fuori tutti gli attrezzi che abbiamo portato dietro. E lavoriamo. E iniziamo a mettere sto laminato. Ho tirato fuori tutta la roba perché ovviamente il camper deve essere vuoto per mettere il laminato. Non l'abbiamo detto prima, però in realtà fa freddo, perché se ci fosse il sole scalderebbe un po'. Non c'è, hai detto? Dico freddo. Serena, freddo. E quindi ora dobbiamo muoverci. No. Esatto, come Serena. Per scaldarci. Ah, ora prendiamo gli attrezzi. Sabato. Ah, abbiamo un nuovo amico che verrà con noi sempre in camper e è un amico poco impegnativo e molto maneggevole, esatto, e simpatico anche. Come si chiama? Sabato! Lo inquadriamo? Eccolo. Eccolo. Sabato ha una particolarità perché gli manca il busto. Però noi non lo giudichiamo per questo. Secondo voi può diventare la mascotte di WRC Sabato? Gli troveremo il pezzo mancante prima o poi con le braccia. Esatto. Le braccia sono le gambe.
Ci siamo portati un po' di attrezzi, fra cui anche una prolunga, il tavolino su cui fare i lavori. Adesso andiamo a allestire il piano di lavoro davanti al van loro, così siamo più comodi. Guarda chi è che ce l'ha la Torx. E c'è anche la chiavina a cricchetto. Dove la trovano la chiavina a cricchetto? Su Amazon, nel link in descrizione. Il pezzo di prima in pratica era là e copriva quei tubi che sono due dell'acqua calda e fredda, immagino, Yes. e uno dei cavi. E l'abbiamo tolto perché è laminato, così lo andiamo a ficcare sotto e facciamo un lavoro fatto bene. Poi quel pezzo là lo rieviteremo sopra. Stessa E cosa qua qua. invece c'era il copriviti, la Esatto, l'abbiamo tolto. guarnizioncina. Sotto ci sono le Torx con la speranza che siano abbastanza lunghe, quindi che siano un po' più lunghe del previsto, così possiamo riutilizzare queste. Se errore le sto togliendo con la chiavina a crocchetta, in realtà non sono cortissime, ma ci sta. Va Tanto vai a bene. ficcare dentro il laminato. Sì, infatti. No. E boom, anche qui dovrebbe venire via senza troppi problemi, un po' incastro, ma E poi tieni ci sta. conto che è sottile, quella la cricchetta. Perché lì volendo possiamo anche dividerlo. Quindi E tu dividiamo teniamolo fermo di là e io lo che sfilo non di qua lega senza rigare, esatto. Sì. Ah, perché sono un Questa po' qua si incollato. rompe. Ok, ci siamo. C'è una porta, Aspetta. c'è la porta qua che si Sì, ma ora andiamo di qua a Ok, posto. O magari al portellone dove un po' di acqua entrata. Fortunatamente abbiamo portato questa prolunga lunghissima che arriva fino all'icone. Adesso andiamo a collegarla. Così almeno possiamo andare a far andare il segreto alternativo, la pialla e tutto quanto. In realtà la pialla non serve per questo video, però serve per il video che uscirà dopo di questo. Quindi se siete curiosi iscrivetevi al canale così almeno non perdete nessun video e nessun aggiornamento. Qui, cavo. E lo andiamo a agganciare qua alla bella ciabatta che abbiamo montato. Così, ok, a posto. L'inverter è già acceso, qua possiamo chiudere, qua possiamo chiudere, qua possiamo chiudere, qua possiamo chiudere facendo passare il cavo qui in mezzo. E adesso andiamo a vedere se il segreto alternativo parte. Anzi, prima voglio recuperare le lame che ho comprato apposta, perché quella che abbiamo è da ferro e può andare bene in realtà, però non mi convince, quindi ne ho comprata un'altra se la trovo. Ok, mi sa che ho dimenticato a casa le lame quelle nuove, però usiamo quella vecchia. Dov'è il problema? Ci metteremo un po' di più. Mi sa che dobbiamo aprirlo anche noi perché abbiamo tutta la roba fuori, sennò si bagna. Quindi come lavori preliminari, come avete visto, abbiamo tolto il bordino lì, il bordino in mezzo fra gavone e parte abitativa, e hanno tolto anche il bordino qua. Comunque è bello spesso. Cioè, 15 mm. Quindi adesso proviamo a posizionarlo, vedere un attimo. Sì, prima bisogna capiamo da aprire la dove tenda lì. partire. Ah, qua è come... Pizza che per quasi, poco sì. Non deve essere indicativamente. Esatto, prima più bello così, giusto per capire. Questa? No, sì. Sei in sto coso. Che non ho ancora capito. Ah no, è il coso per fissare il letto. Sì, perché poi in realtà qua quasi quasi la giuntura la farei. Cioè vi lascerei la parte del gavone che sfruttate di più tutto intero. Certo. Li metterei così e facciamo la giuntura là che toccate meno. Ciao! Salute! Ciao! Salute! Allora, ok, quindi sono uno. E abbiamo messi tutti qua quelli che avevamo messo con questo. Questo è più chiaro. Sì. Guarda come cambia. La stai preparando di buono? Sto preparando dei paninetti con Nutella e fragole. Wow! Poi non è Nutella finta, però. Ma non le prendiamo spesso. Se non ve lo spieghiamo, poi sembreremo strani. Stavamo per mettere il laminato, però poi ci è venuta fame e si era preparato una colazione molto buona. Pane, Nutella e fragole. Ma sono sempre io quella che ha fame. Guarda qua che delizia. Vabbè, ci
Cioè non si può montare un pavimento senza aver fatto una buona colazione. Sì, sì. Wow, spettacolo, grazie. Occhio che brucia. Grazie Sara. Prego. Potete un attimo passare da anziano che guarda i lavori a cavalletto per la macchina per la telecamera. I 10 utilizzi di sabato. Esatto. Solo 10? Non hai problemi, infiniti. Infiniti. Ogni puntata un nuovo utilizzo di sabato. Restate restate sintonizzati. Buon appetito. Buon appetito. È una banana, l'ho già mangiata, si respira un po' tanto. Buono. No? Avevate mai mangiato un panino alla fragola? Noi sì. Adesso. Vabbè, mentre le frutte io adoro. Aspetta. Ma no, com'era già amore? Bisogna partire mettendolo così o così? Così è giusto. Allora. Però questo ci gli manca un pezzo lassù. Però lì solo da gancio, non è un grosso problema quello. Perché si infila sotto l'altro. Però se noi lo mettiamo qua, capito? Essendo che tutta questa parte qua la tagliamo, tagliamo sì, via lo scarto sì. E evitiamo di. Di rovinarlo. Sì, sì, comunque cosa partiamo. Cosa devi fare occhio è che devi andare fino a qua. Sì, infatti ora prima di tutto prendo la misura da qua a qua e da qua a qua per capire se è rettangolare o se. Perché non mi sembra molto, cioè mi sembra un po' trapezoidea. Tieni qua un secondo. Sì, poi qua c'è ancora un puntino, ma qua verrà coperto dal bordino. Sì, 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 infatti. Allora, andiamo qua con te esattamente. Sono 65,4. Sì, 65, solo perché viene più o meno, 0,4? No, 0,2. Ok, andiamo qua. Ma questo qua tu lo vuoi tenere? Quello sì, non puoi toglierlo. Sì, sì, si scolla, è sì? Tutto scollato. Ma teoricamente però dovrebbe essere pizzicato, cioè in mezzo proprio al legno, non dovrebbe essere solo esterno, anche interno quello, per evitare che scricchioli. 65, qua, o è leggermente più largo, sì no, è più largo. Assolutamente sì, perché questo qua è storto. Sì. Questo qua va esatto. Così. No, è solo capire se qua è 65, virgola... sono dritto, sì. 0,3 e qua è 0,2. 0,2, sì. Okay, però sì. Fino a quando 0,2? Cioè, bisogna vedere la larghezza fin quando. Sì, ma non è tanto largo. Se è sì, un millimetro che balla, lo facciamo qua. Esatto. Quindi lo facciamo col cartone, dici? Sì. Va bene, facciamolo. Sì, ma in realtà la dima ci basta qua, poi tutto dritto, la dima basta qua. A parte che tu devi arrivare fino a qua. Sì, 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 certo, ma adesso devo tagliare, ho appoggiato qua solo per capire la larghezza. Qua è ancora più stretto in teoria. Uguale. Ok, allora ti misuro quanto è la profondità quel metro. Sì. Poi non è tutto così, è solo dove sono gli angolini. Beh, certo. Non è okay. Preciso, poi soprattutto di che in vista. È l'unica... come schiacciarlo piano piano. Dici, ah sì sì sì, hai ragione, fai due tagliettini e poi lo schiacci contro, via. Ok. Ah, non l'abbiamo preso... Ah no, è vero, di qua va avanti, quindi questo qui è il punto... Esatto, l'unica okay. Cosa esatto, misura un attimo quant'è così facciamo il segno. Come si stringe? Ti tiro riga? Yes. Ti tiro riga, amico! Esatto, ho detto così. Ti tiro riga. Oh mio Dio! Vabbè, questo vabbè, vabbè, vai, vai, seguo quella dritta poi. Ok, se ce l'hanno in quella casa. Vedi, ogni vecchiettino che passa, scusa, pennarella. Scusa, è un pennarello, punta fine, indelebile. Esatto. Prima taglio è andato, com'è stato? Emozionante? Ora appunto vedi come balla molle, questo bisogna fare attenzionissima a non spaccarlo. A non spaccarlo, sì. Esatto. Ora tanto lo giriamo. Così. Però sì, dai. Sei contenta? Bravo Filippo. Quando lo posizioneremo e si combacerà sarò ancora più contento, però per il momento siamo soddisfatti.
Ok, sì, dobbiamo limare, tagliare un pochettino lì la parte più lunga, però secondo me ci siamo, come sì. Da capire qua perché quanto è distanziato una volta giù, però questo si chiude, no, a posto, mettendo sì. Il profilo e lo spingiamo contro. Fortunatamente è un po' più elastico del nostro, questa è una cosa molto buona. Bravo Filippo. Proviamo. No, ma sai perché non va lì? Ho capito tutto. Perché qua devo tagliare l'angolino, così questo può venire un po' più in qua. Vedi che qua abbiamo ancora un millimetro. Allora sì. Limiamo un po' l'angolino qua, così questo viene più in qua e si raddrizza anche sì. Di là. Però perfetto. Sì, perfetto. Abbiamo pure poco margine di errore. Cioè, bravo. È precisissimo. Bravo. Sì, bravi tutti, cazzo. Bravo, non sono sì. Io. Grandi. Qua sono già di verba. Ok, bene. Quindi metto l'angolino qua. A questo punto facciamo con la carta vetro un pochino. Non c'è? Senza pressione, attenzione. Ela. Vedi che anche qua guarda prima e dopo, così vedi. Non si vede più il buchino della batteria. E poi anche qua è andato giusto. Vedi, sì, si è appoggiato qua per il filo L, poi te lo tiene ben contro. Dai, primo. Bello, ragazzi. Siamo al secondo che dovrebbe essere più facile in teoria. Sì, è tutto dritto. Top. Bravi tutti tranne Veronichita. Ma prima aggancio il primo pezzo, vediamo se abbiamo fatto tutto bene. E come si agganciano soprattutto. Passare passa. Allora, così. Qua sei fuori. Ok. Andiamo qua. Ma che figata. Perfetto. Spettacolo. Quasi non si vede la giuntura. Vero. Bello. Bello. Sì. Dai, ci piace. Bene. Top. Andiamo con quello dopo. Sì, dritto tu. Sì. Ok. Ok. Oh, ecco. Oh. Fine. Yeah. Yeah. Lungo, così massimo da vedere.